Esagerata, questa Roma è esagerata, 4 gol agli svizzeri, 4 gol in Sardegna, ragazzi, quando hai Lukaku queste cose te le permetti, è una squadra, seriamente, è una squadra che sta prendendo forma, si sta assestando, si sta capendo, si sta modulando, attenzione alla Roma, io ovviamente lo scudetto è andato, sono 11 punti di distacco se non sbaglio, però la Champions no. La Champions, che è il piatto forte, il piattone forte, quello che vogliono i Fredrik, né quella là, la Champions, la Roma, può ritornare. Guardate che può veramente ritornare in corsa, perché era distante, era quasi in zona retrocessione, piano piano, passetto per passetto, Lukaku per Lukaku. Il discorso è sempre quello: se hai i giocatori, se spendi e prendi i giocatori buoni, fai le buone squadre. Se i giocatori buoni non li prendi, se prendi Azmoun, se non ricordo male, e non prendi Lukaku, la Roma si ritroverebbe con 5-6 punti. Cioè la differenza sono i giocatori fanno. La Roma ce li ha i giocatori, ma non è che ne ha poi tantissimi, però vedete la differenza quando metti un Lukaku là dentro. Adesso Dybala, si deve capire, perché Dybala ogni volta si infortuna, alla Roma si infortuna sempre qualcuno, cioè, e va bene, è stato uno scontro di gioco, però è sempre un continuo, anche questa cosa si deve capire. La Roma si va a coricare, diciamo, si va a rassettare per questa sosta, che neanche mi viene difficile pure a dire questa sosta, comunque per questa sosta si va a mettere in una posizione, non dico tranquilla, non è che prenderanno lo champagne non lo prendono, però tutto sommato si parlava di Mourinho esonerato, arriva Flick, arriva questo, nessuno sarà esonerato, i giocatori adesso se ne andranno nelle loro nazionali, chi rimarrà, diciamo, a Trigoria sarà un po' più vicino, avrà un po' più di attenzione da parte di Mourinho, così funziona, è normale che sia così, e dopodiché si ritornerà, e se questa Roma è magari anche un po' migliorata, qualcosa la può fare vedere, perché era troppo deprimente, ragazzi, le partite iniziali della Roma sono stati troppo deprimenti. Adesso avete visto che mantiene molto più palla rispetto all'anno scorso, va molto meno sull'arbitro rispetto all'anno scorso, cioè sono dei cambiamenti che erano richiesti dalla piazza, che li vedevamo ad occhio nudo, li si vedeva queste cose non andavano, il fatto di lasciare sempre la palla all'avversario, di non fare altro che andare lì a disturbare l'arbitro, non poteva continuare. Adesso sembra una Roma un po' più matura. Una parola sul Cagliari, ragazzi, io domani farò punto sul campionato. A proposito, questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa e del mondo, iscrivetevi se non siete iscritti, siete sempre di più, campanella, così siete avvertiti di tutto quello che faccio, praticamente un bel mi piace, mettetelo adesso, no? Dopo, gentilmente mettete un mi piace adesso, ci sono tanti canali, li potete trovare in descrizione, dove io sono un po' il protagonista, sport, quiz no, perché sto aiutando quelli a farli, però ormai sapete tutto, è inutile che vi dico, se andate in descrizione potete iscrivere. Detto questo, il Cagliari, domani ci sarà appunto sul campionato e ne parlerò meglio di tutte queste cose, però il Cagliari, ragazzi, è una squadra di Serie B, è una squadra di Serie B che l'anno scorso si era classificata sesta in Serie B, e si vede, hai voglia Ranieri, noi Ranieri, ha avuto la fortuna, il filotto dei playoff, ma non è squadra di Serie A, non è squadra di Serie A, non è pericolosa, non è pungente, non prende il ritmo, non riesce a fermare gli avversari, ha una difesa che è quella che è, cioè fra Inter, Roma e Milan 4-3-7-2-9, ha preso 9 gol, ci cioè sono tantissimi, se ogni volta che incontri una grande gli dai 3 gol di vantaggio è ovvio che te ne scendi giù. Le altre squadre questo non lo fanno, il Bologna non lo fa, il Monza non lo fa, e Cagliari invece incomincia a essere davvero un problema. Detto questo, la Roma, che cosa mi è piaciuto della Roma? A me il centrocampo incomincia a capiaciccare, mi piace molto Indica, lo vedo molto, molto calmo questo ragazzo rispetto a quello che vedevamo prima. Secondo me anche lui si sta assestando, è tutta una squadra che si sta assestando, e secondo me anche la tifoseria incomincerà a, non dica ad amarla questa squadra, però a rispettarla. Ed è già tanto, perché fino a poche settimane fa eravamo non solo al Mourinho out, ma non vado più allo stadio, bisognerebbe togliere la maglia a questi giocatori, queste cose qua. Cioè, non dimentichiamo le 4 gol presi a Genova, adesso invece sono loro a fare 4 gol, e con i 4 gol del Servette sono 8, perché ripeto, incominciano a capire anche come sfruttare Lukaku. Dice, ma il primo gol l'ha fatto Aouar su Spinazzola, vero, verissimo, però dopo quello che ti metti i timbri e ti chiude la partita, lo faceva anche con l'Inter e Lukaku. Una cosa è rimanere sull'1-0, quella che era successo col Genova praticamente, una cosa invece è se dopo fai il 2-0 e il 3-0. Una parola su
Belotti. L'anno scorso non segnò neanche un gol. In campionato Belotti non fece neanche un gol. Adesso invece sta segnando, non dico a raffica, ma ne sta segnando tanti di gol. Magari si è ripreso anche fisicamente. Noi quando giudichiamo i giocatori e giudichiamo le prestazioni, è giusto che lo facciamo, perché dopo contano i numeri, contano le prestazioni, contano i punti che porti alla squadra, però magari non sappiamo quali sono le situazioni fisiche. Dopo Belotti, con uno che Lukaku gli fa il lavoro sporco e lui non lo deve fare più quel lavoro sporco e agisce da seconda punta, gli viene tutto più facile. E qua siamo sempre al solito discorso: vedete cosa fanno i giocatori forti? I giocatori forti ti aggiustano le squadre. C'è poco da dire, c'è poco da fare, così è, così sarà sempre. Questa è una piccola mini lezione anche per la Roma e per tutti. Dove può arrivare questa Roma? Ripeto, domani farò punto sul campionato e quando faccio punto sul campionato, dopo alla fine dico chi può arrivare al primo posto, al secondo, al terzo posto. Piccola postilla. Attenzione al quinto posto, attenzione al quinto posto, perché la mia impressione è che quest'anno le italiane ci si regalano i 5 posti in Champions. Come funziona? Tu hai 4 posti in Champions, ma se alla fine della stagione il ranking per nazione, quindi tutte le squadre italiane in Coppa, è fra le prime due, quindi le prime due nazioni del ranking, la UEFA ti regala un posto in più in Champions, e questo sarebbe importante. E siccome, bene o male, è la Fiorentina che sta facendo un po' male, perché la Roma ha vinto, l'Atalanta ha vinto, la Fiorentina no, l'Inter ha vinto, il Milan ha pareggiato, la Lazio ha vinto, cioè stanno mettendo tanti punti. E le italiane stanno mettendo tanti punti dentro, ha perso il Napoli, però ha vinto col Braga, la Spagna sta volando, io sto tenendo d'occhio quella situazione e siamo messi abbastanza bene per un quinto posto, e allora lì sì che la Roma assolutamente può entrare. E questi discorsi che io vi sto facendo adesso saranno molto 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 attuali intorno ad aprile, maggio, sicuramente già si capirà se si arriva primi, se arriva secondi, se arriva terzi, se il quinto posto ti dà la Champions, non ti dà la Champions. Però è un Mourinho più tranquillo che arriva alla sosta un bel po' più tranquillo. Sono tante cose da aggiustare, tante cose da aggiustare, però tutto sommato la strada è giusta, i nuovi stanno incominciando a dare quello che devono dare, anche il centrocampo stesso, diciamo, stanno dando buone prestazioni. La difesa tiene, ha tenuto, sì, alla fine c'è stato il Cagliari, alla fine ha attaccato un po', poi sul 4-0 un po' molli, ovviamente mollano quelli davanti a te, mollano i centrocampisti e quindi mollano i difensori. Adesso ci andiamo a vedere il Napoli. Ragazzi, questo è il canale YouTube calcio più bello d'Italia, d'Europa, del mondo, dell'universo, ormai anche dell'universo, aperto 24 ore su 24 ore. Iscrivetevi se non siete iscritti, campanella, lasciate un bel like se non l'avete già fatto, ci sono altri canali, li trovate in descrizione, se volete iscrivetevi anche sugli altri canali. Alla prossima, ciao ciao a tutti, ciao ragazzi.